Io vi sento a tratti, comunque proviamo. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora Angelo, vai, perché sei qui? Perché? Dunque, allora vi faccio un piccolo upload della storia del nostro portale. Esatto, innanzitutto che cos'è il vostro portale? Questo è un vecchio indirizzo, un URL che apparteneva al mio precedente blog, era un blog personale sul quale mi occupavo di diritto della rete, dell'informatica, dei nuovi media, ed era l'URL www.avvangelogreco.it, un'unica parola. Se non che poi ricevevo sempre di più delle richieste da parte degli utenti della rete che si trovavano sempre di fronte a vari tipi di problematiche generalmente legati a frodi online o di altra specie. In questa concomitanza si è presentata anche un'altra occasione, mi sono operato tempo fa per un problema alla schiena e un po' spaventato dall'intervento ho cominciato a cercare su internet qualche spiegazione che fosse chiara anche per un buon addetto ai lavori di quello che sarebbe stata la mia degenza. In quell'occasione ho verificato che proprio nel campo della medicina si trovano diversi portali che spiegano in linguaggio, diciamo così, un po' semplice, magari meno dotto, magari meno tecnico e forse pure incompleto, ma tuttavia accessibile al cittadino, la scienza medica. E mi sono accorto che invece una cosa del genere non esisteva per il diritto, il che era paradossale, perché la legge, prima ancora di nascere per le aule dei tribunali, nasce perché il cittadino la comprenda e possa stabilire se, per esempio, passare col rosso è lecito o non è lecito. In altre parole, la legge ha un unico destinatario, che non è né l'avvocato né il giudice, il quale interviene soltanto nella fase patologica del rapporto, ma è il cittadino. Quindi la prima cosa che è necessaria che si ponga il legislatore in mente quando scrive un testo di legge che sia comprensibile al cittadino. In verità questo non succede mai, la legge non è comprensibile e tantomeno è comprensibile il linguaggio delle aule dei tribunali, cosicché se chiunque di voi si affaccia su una sentenza della Cassazione scommetto che riuscirà a comprendere molto più facilmente un testo in una lingua straniera che non il linguaggio della Cassazione. Allora, questo discorso, questa antidemocraticità della legge mi ha un po' colpito e ho visto nella stessa circostanza che non esistevano portali che spiegassero la legge, o meglio, quelli che esistevano erano realmente pochi e comunque o autoreferenziali come i canali, diciamo, dei sindacati o delle associazioni di tutela dei consumatori che avevano interesse a promuovere determinati tipi di prodotti, tra virgolette, oppure erano quelli monotematici di alcuni colleghi che anche bene spiegano alcune tematiche, però quasi sempre relative al diritto della rete. Insomma, qualcuno che spiegasse, o meglio, restituisse al cittadino il suo prodotto, cioè la legge, perché poi di fatto la legge è fatta dal cittadino attraverso i suoi rappresentanti, non esisteva. Ecco perché ho dato un claim al mio blog, che è diventato Era la legge per tutti, era un claim che io utilizzavo come sponsor per dire questo è quello che voglio fare io, spiegare la legge per tutti, perché la legge prima ancora di essere uguale per tutti deve essere per tutti. Cioè comprensibile a tutti. Poco alla volta questo portale si arricchì, questo blog si è arricchito di una serie di contenuti, dal diritto della rete sono passato al diritto dei consumatori e sono passato poi ad altre branche del diritto che interessa il diritto dei condomini, eccetera eccetera, insomma tutte le questioni di uso e consumo quotidiano. Io poi ho un incarico all'università, quindi avevo parecchi diciamo ex alunni che mi hanno cominciato ad affiancare in questa attività e poi alla fine è diventato un vero e proprio portale. Oggi abbiamo una media, e ci siamo soltanto da 3 mesi, una media di 1000 letture al giorno, 30.000 visitatori nuovi al mese e diciamo che ormai abbiamo cambiato, quindi quello che era precedentemente il claim del sito, cioè la legge per tutti, è diventato un vero e proprio brand. Abbiamo registrato l'indirizzo www.laleggepertutti.it, che al momento è in fase di riallestimento perché appunto stiamo combattendo con i numeri sempre crescenti di visitatori, quindi abbiamo dovuto rincaricare un nuovo tecnico che ristrutturasse il portale e adesso è in fase di riallestimento.
l'evento, dicevo, comunque è sempre visibile, anche se l'indirizzo lalegeppertutti.it è un redirect ancora ad arcangelogreco.it, tra neanche 15 giorni i due domini verranno separati. Comunque chi ci sente può già avere un'idea, anzi un'ampia idea di quello di cui stiamo parlando, collegandosi a uno dei due domini o www.lalegeppertutti.it o www.avvangelogreco.it e vedere il risultato è quello che noi di cui noi stiamo parlando in questo momento. Perfetto. Okay, perfetto, quindi ricordiamo i nostri contatti per interagire con noi, quindi la nostra pagina di Facebook del Mondo a 360 gradi, appunto la pagina di Navili del Mondo a 360 gradi e la nostra email, il mondo a 360 gradi, @radiodenavigli.com, per chi volesse interagire con noi. Ecco, Angelo è stato veramente, no, nel senso, ha già dato un quadro complessivo di quello che è la sua storia, di come è nata, dell'idea che gli è venuta, di come la sta portando avanti e appunto di come concretamente potete trovare il suo sito, quindi dei riferimenti, diciamo così. Quindi io direi che adesso, Angelo, lanciamo un attimo una canzone per dare tempo anche ai nostri ascoltatori un attimo di ridimensionarsi, lascia il tempo anche di scrivere, e dopo siamo ancora in onda, quindi lanciamo una bella canzone di Bruno Mars, Grenade. Sono andata a parlare con il nostro Angelo un pochino dietro le quinte, diciamo così, per capire un pochino quello che fa, e, insomma, a chi si rivolge, a chi può chiedere aiuto, a chi, cioè, se si può chiedere aiuto a lui. Insomma, adesso risponderemo insieme a queste domande in modo tale che anche i nostri ascoltatori possono comunque ascoltare, sentire, interagire, insomma, fate quello che volete, noi siamo qui. Esatto, anche perché cioè, tutti lo sappiamo che il linguaggio avvocatesco sembra che lo facciano apposta a parlare no, in maniera difficile. Povero, già si sente ferito, no, si è offeso. No, anzi, io proprio sostengo la sua causa, cioè visto che sembra che lo facciano apposta a parlare difficile... No, beh, allora, è giusto che esista qualcuno che ci spieghi bene come muoversi. Cos'è, ma secondo me non lo fanno volontariamente. Cioè, nel senso, è una cosa che viene istintiva, perché loro sanno di cosa stanno parlando, quindi hanno pienamente capacità. Certo che se lo sento da fuori dico, e quindi? Cioè mumble mumble, punti di domanda. Comunque, Angela, dalla nostra parte, naturalmente, dalla parte... Sì, io condivido e sottoscrivo proprio quello che voi avete detto, anzi mi sembra trasposto il discorso che si fa davanti al medico, sembra che tu non puoi essere un bravo medico se non sai scrivere le ricette in linguaggio incomprensibile, con una grafia incomprensibile, è quello che vedo ogni volta che poi devo cercare di decifrare una ricetta di un medico e poi quello che poi la collettività percepisce quando si confronta con un avvocato, è vero, l'avvocato utilizza una serie di linguaggi tecnici che molto spesso fanno ricorso ai brocardi latini o comunque ai nomi di istituti che sono tecnici e che con una sola parola riassumono una serie di concetti e che il cittadino comune non può comprendere. Ecco perché c'è da un lato una forma di odio, io credo, verso questo tipo di linguaggio, perché tiene escluso l'interessato. Allora l'interessato che va dall'avvocato chiede che tipo di azione dobbiamo fare, l'avvocato dice, che ne so, dobbiamo fare un 633, un ricorso per decreto ingiuntivo, ma questo crede che sia molto semplice da comprendere per il cittadino, mentre invece il cittadino non sa che differenza c'è tra un ricorso per decreto ingiuntivo e la causa ordinaria, per dire. Io queste cose magari confrontandomi con degli alunni che sono all'università sempre poco infarinati di nozione giuridica, che sono costretto a spiegarli in terminologia semplice, e poi da questo poi mi sono abituato un po' a parlare con la clientela con questo linguaggio, spiegando come se fossi un chirurgo passo per passo quello che il cliente poi subirà nel corso dell'intervento. Allora, questo per dire che nel nostro ormai, perché siamo ormai 50 persone da tutta Italia che collaborano e ogni giorno per fortuna ricevo nuove richieste di collaborazione, anzi chi ci sente può benissimo inviare anche una richiesta di collaborazione, se ovviamente ha conoscenze di carattere giuridico. Dicevo, noi che facciamo? Allora, noi sostanzialmente facciamo un'opera di interpreti, così come l'interprete dalla lingua russa traduce in italiano, noi facciamo la stessa cosa dal cosiddetto avvocatese all'italiano comune, cioè evitiamo latinismi, cioè anche la parola, che ne so, più semplice, in latino noi la traduciamo in italiano.
evitiamo i riferimenti ai nomi degli istituti giuridici, come dire, non troverete mai la parola prescrizione nel nostro portale, ma troverete la parola, che ne so, la frase, l'azione, la causa deve essere intrapresa entro tot anni. Ecco perché evitiamo, anche a costo di dover essere banali e scontati ai colleghi che ci leggono eventualmente, ma non è quello il nostro target, non è quello il tipo di nostro lettore, noi non ci rivolgiamo agli avvocati, noi ci rivolgiamo al cittadino comune che non vuole sapere qual è la dottrina che dice Tizio, che dice Caio, o che cosa dice il giudice di merito o il giudice di secondo grado, vuole sapere poi di fatto cosa deve fare, cioè col rosso si passa o non si passa, e noi glielo diciamo. Ovviamente come lo facciamo? Prendiamo la massima della Cassazione, generalmente la Cassazione più accreditata, perché non sempre anche la stessa Cassazione è d'accordo con se stessa, però prendiamo almeno l'ultima Cassazione, la Cassazione più recente, e la traduciamo in linguaggio spicciolo. La Cassazione ha detto che da oggi in poi col rosso non si passa, per dire, pertanto per essere chiari e molto semplici. Poi ovviamente ogni legge, ogni norma è interpretabile liberamente dai giudici, e quello ovviamente purtroppo non ci colpiamo noi, il diritto è interpretabile, e questo vuol dire che non è detto che poi un altro giudice interpreti come ha interpretato la Cassazione, però già la Cassazione, essendo il giudice tra virgolette di ultima istanza, non è proprio non è un metodo di impugnazione vero e proprio, diciamo, un giudice di legittimità, però in ogni caso è comunque quello che poi orienta di fatto tutti i tribunali. Ora, non so se mi sono spiegato, cioè lo scopo è proprio quello di tramutare il principio di diritto in una massima di esperienza pratica, anche perché, e questo lo dico perché mi sono spogliato dei panni dell'avvocato, l'avvocato è abituato per sua forma mentis, ecco, forma mentis è una parola in latino che non troverete mai nel nostro portale, comunque scherzi a parte, l'avvocato è abituato a fare un ragionamento di tipo deduttivo, cioè la norma è generale e astratta e dice chiunque è vietato fumare nei locali pubblici, e poi l'interprete, cioè che sia l'avvocato, il giudice eccetera, formula da quella norma generale e astratta un precetto concreto, quindi se vado nel bar sotto casa non devo fumare la sigaretta, non so se mi sono spiegato, la norma è generale e astratta, è vietato fumare nei locali aperti al pubblico, e poi il precetto concreto è nel bar sotto casa non posso accendere una sigaretta. Ora, questa è un'attività che, al di là della semplificazione nell'esempio che ho fatto, la può fare soltanto l'avvocato, perché si è formato a un tipo di ragionamento di questo tipo, mentre invece il cittadino ha il ragionamento opposto, cioè di tipo induttivo, dal caso concreto rileva la norma generale. Quindi se al cittadino concreto voi gli dite guarda che tu non puoi fumare nel bar, lui percepisce da questa regola quella generale, diciamo, quindi evidentemente in tutti i bar non posso fumare, e magari si chiederà ma fumare la sigaretta o fumare la pipa o fumare lo spinello eccetera. Ecco che dalla singola norma concreta, dal precetto di vita concreto, poi il cittadino si formula la norma astratta. Ecco perché noi ragioniamo come ragiona il cittadino, non parliamo di norme generali astratte, parliamo di casi concreti e gli diciamo guarda, se sei un condomino e c'hai una problematica di questo tipo perché la signora sopra coi tacchi ti cammina sopra, puoi fare questo, questo e quest'altro. Non so se mi sono spiegato. Sì, no. Ha voglia, sì, molto. Si è spiegato benissimo. Esatto. Ascoltami, Angelo, io ti voglio fare una domanda. Prima lancio la pubblicità. La pubblicità, sì. Ciao, la canzone. E poi ti faccio la domanda. Quindi adesso ascoltiamo l'articolo, così e cos'ha. E poi domanda al nostro avvocato. Eccomi. Ecco, mamma, sentiamo mia. Meglio. Ecco, infatti abbiamo avuto un picco qua, abbiamo il programma che registra, ha avuto un picco di suono incredibile. Si vede la differenza tra il mio cellulare e quello di Ale. Forse costa anche un filino di più. Dici. Qualcosa serve, ho spendere più soldi o no? Hai ragione. Allora. Niente, allora, siamo sempre qui con il nostro avvocato Angelo, abbiamo fatto una panoramica, abbiamo parlato del suo sito, abbiamo appunto parlato che lui, diciamo, traduce in italiano pensieri e parole in termini giuridici, perché secondo lui giustamente bisogna capirle le cose. Esatto. Quindi non dobbiamo essere i medici, ecco. Anche gli avvocati
si sono mossi in tal senso, insomma. Ecco, quindi bisogna essere consapevoli, non essere degli soggetti passivi in cui ci dicono 3-4 parole difficili, andiamo subito in crisi, annuiamo perché bisogna stare in silenzio, far finta di sapere. Esatto. E invece Angelo dice no. È giusto che ci sia qualcuno che dica: allora, la legge è uguale per tutti e quindi anche il linguaggio deve essere uguale per tutti. Esatto. Così che tutti lo possiamo capire. Giusto, hai fatto un attimo. Madonna, un'ottima equazione. Hai visto? Brava. Allora, Angelo, di cosa ci volevi parlare? Che ci dicevi? Vabbè, io ti faccio la domanda, te la faccio alla fine, perché tanto comunque è personale. Personale nel senso. Parliamo di quello di cui tutti quanti hanno paura prima di entrare in uno studio di un avvocato, okay, cioè dai. La parcella. Esatto. La parcella. Esatto. Allora tranquillizziamo i lettori. Innanzitutto anche perché adesso con le liberalizzazioni del governo ci sono venuti a favore queste nuove norme. Noi non facciamo attività di consulenza a pagamento sul sito, perché il sito ha una struttura a forum, per cui è democratica, anche se i commenti sono soggetti poi alla mia approvazione, perché questo lo faccio semplicemente per evitare spam oppure email, diciamo, a carattere volgare, eccetera. Noi cerchiamo sempre di mantenere la legalità e quindi evitiamo diffamazioni o in compagnia bella. In ogni caso, voglio dire, molto spesso nel forum intervengono persone che hanno problemi reali e ci chiedono una consulenza. Questa consulenza noi la diamo tranquillamente a titolo gratuito, quindi chiunque abbia un problema è libero di inserirsi. Non c'è bisogno neanche di registrazione nel sito, quindi non dovete lasciare neanche i dati personali, le richieste possono essere anonime. Ovviamente il discorso della consulenza online sulla problematica di facile interpretazione è una cosa, e poi quando il cliente vuole essere seguito su una pratica un po' più complessa, vuole la lettera dell'avvocato, vuole essere seguito in una causa, poi quello rientra nella normale attività dell'avvocato, però come ormai avrete letto su tutti i giornali, anche la nostra professione, e io lo dico con piacere, sono felice di questo, è stata liberalizzata. Quindi questo vuol dire che noi facciamo adesso i preventivi, siamo tenuti a dare un preventivo per iscritto al cliente che ci interroga, e quindi il cliente ha un preventivo prima di cominciare a intraprendere qualsiasi azione, sa già in anticipo quanto gli costerà quell'azione, non ci sarà più l'avvocato fortunatamente che ad ogni incontro col cliente chiederà nuove parcelle. Posso dirti una cosa? Aspetta Angelo, ma sì. Tu ti rendi conto che sarai l'unico a pensarla così, sì? Ma non mi interessa, cioè alla fine non. Guarda, un mio maestro mi diceva: non chiederti quello che tu puoi dare al mercato, guarda quello che il mercato chiede da te. E io credo che nella mia professione ci sia bisogno di tanta trasparenza, perché lei la barzellette sugli avvocati, sugli squali, eccetera, eccetera. Beh, certo non sono luoghi comuni come i vampiri, io credo che un fondo di verità lo abbiano. Allora è necessario, se qualcuno si è approfittato di questa posizione, poiché in determinate situazioni il cliente, anche come ha detto recentemente la Cassazione, anche per un giudizio di separazione consensuale, quando le parti sono d'accordo, c'è bisogno dell'avvocato, l'avvocato insomma c'è bisogno sempre. Bene, allora visto che abbiamo il monopolio delle cause, almeno cerchiamo di essere trasparenti, cerchiamo di dare un servizio sincero e onesto nei confronti del cittadino e non abusare di questa posizione di monopolio. Ecco perché in una situazione di questo tipo io dico sempre: il discorso delle tariffe minime, il discorso della casta, insomma è un discorso medievale, perché se intervenisse un ordine che istituisse tutto a un tratto l'ordine dei barbieri e mi dicesse: no, tutti i barbieri ti devono chiedere almeno 200 euro a taglio, perché un taglio inferiore a 200 euro si presume essere fatto non bene, ma lascia decidere me se è bene o non bene. Io non sono un inguaribile fan del mercato, io credo che sia il mercato a dover decidere quando una prestazione è fatta per bene o no, e non sarà certo una tariffa minima a stabilire se l'avvocato ci mette cura nel suo cliente o non ci mette cura. Quindi io voglio essere libero di scegliere anche il barbiere che mi fa il taglio a 10 euro, però lo fa come lo voglio io, poi sono io, non sarà un authority, un garante, un consiglio dell'ordine dei barbieri a stabilire quanto il mio barbiere mi deve imporre per farmi un buon taglio. Non so se mi spiego. Sì, caspita, sì, ma magari, cioè, io la tutti come ci stiamo guardando come per dire:
Mamma mia, tanta roba quello che sto dicendo. Ma magari la pensassero così infatti, più persone. Infatti. No, perché comunque, cioè, è chiaro che quando si pensa ragazzi... Guardate ragazze, io vi dico questo soltanto, a me piace molto quello che faccio, io lo farei anche se dovessi lavorare gratuitamente, ma perché mi piace e basta. La mattina mi alzo alle 5 per ogni giorno, tranne la domenica, mi alzo alle 5 e lo potrete vedere anche, ecco, vi invito chiunque mi sta sentendo a aggiungermi tra i suoi contatti di Facebook, troverà anche la nostra pagina della Legge per Tutti, potrà aggiungerci ogni mattina, alle 5 di mattina troverà i miei post, quindi questo vuol dire che lo facciamo con passione, lo facciamo anche con uno spirito di devozione nei confronti del cittadino, credetemi, devozione, perché io vedo questi ragazzi che credono in questo progetto e credono molto nel servizio che stanno dando tutti i miei, diciamo così, i miei corredattori. Ed è una cosa molto bella vedere come già in 3 mesi abbiamo quasi raggiunto delle cifre che altri siti non raggiungono in un anno. Questo che cosa vuol dire? Che il mercato aveva bisogno di questo, il mercato ci sta assorbendo con una spugna, si è accorto che lo stiamo facendo in modo disinteressato perché non c'è interesse e si è accorto che lo stiamo facendo anche in modo professionale. Io dico sempre ai ragazzi, quando scrivete, voi dovete avere la tecnica dell'avvocato, ma lo stile di un giornalista, cioè sintetico, immediato, approcciabile, ma scritto da chi ha, diciamo così, una conoscenza alle spalle. Abbiamo indetto poi recentemente un concorso anche a, diciamo così, aperto a tutti i nostri lettori, per chi diciamo così, ci invia l'articolo più interessante dal punto di vista, ecco, come commento a una norma o come una norma dovrebbe essere scritta. Stiamo ricevendo degli articoli davvero molto molto interessanti, mi sono reso conto davvero di quanto bisogno di legalità c'è nel popolo italiano, davvero. Abbiamo bisogno di un overdose di legalità, penso, perché sì, perché perdiamo molta fiducia e quando ci sono persone come te, perché comunque servono indispensabili, sì. quasi ci riavviciniamo, cioè nel senso riprendiamo contatto umano anche con gli avvocati, che comunque noi li vediamo sempre molto distanti dal nostro mondo, molto non so, anni luce da noi, no? Dici, cavolo, devo stare attenta a quello che dice, cioè parli con un avvocato e dici no, devo stare attenta a quello che dice perché ogni parola ha la sua importanza e molte volte ti chiedi il significato, dici ingiuntivo, bene, sì. Dunque, quindi voglio dire, io ho una mia amica avvocato che è bravissima, opera qua a Milano tra l'altro, e niente, è una grande, io la stimo perché lei riesce a tradurmi in italiano quello che mi dice nel suo linguaggio, mi dice, cioè io la guardo e dico, ma Graziella, ma che cosa mi stai dicendo, io non capisco, e mi dice no, la Sara. Allora, quando tu, eccetera. Quindi, in parole povere, quello che è, insomma, magari un articolo di 5 righe, ecco. Quindi, serve queste persone. Ti racconto un aneddoto, vai. Velocemente, perché vai. È divertente vedere come il pubblico, come diciamo la cittadinanza ha bisogno di questo. Un giorno, più di una volta mi è capitato di essere in treno e quando c'è mia moglie vicino dico sempre non dire che sono avvocato, perché ogni volta nel vagone ci cominciano le richieste di consulenza approfittando del discorso, ah c'è un avvocato, gli chiediamo questo e quell'altro, finiscono che poi ti chiedono anche come si fa la ricetta delle zucchine al forno perché non sanno più che cosa chiederti, perché questo, perché evidentemente c'hanno tanta di quegli interrogativi, no? Trascendendo pure da ciò che gli interessa lì per lì, ti cominciano a fare una serie di domande, quasi come a dire ma questa gente ha mai letto una legge, l'ha mai compresa una legge? Evidentemente no, sanno più, ecco, un armadietto dei medicinali c'è in casa di tutti quanti abbiamo l'armadietto dei medicinali e se ci raffreddiamo sappiamo che dobbiamo prendere l'aspirina, io addirittura mi autoprescrivo gli antibiotici perché tanto ormai so che cosa, di cosa ho bisogno e di che cosa no, ma nessuno che non sia un avvocato ha un codice civile, forse la Costituzione c'è, ma nessuno ha un codice civile, un codice penale o un codice di procedura, ancor meno, forse questo è meno interessante, però questo perché? Perché non, anche se l'avessero non saprebbero come utilizzarlo, sanno utilizzare l'aspirina ma non sanno utilizzare il codice civile, certo. La prima è dannosa, il secondo no, anzi, ti rendi conto quale gap c'è in questo, certo. In questo campo? Eh sì, già.
Ascoltami, Angelo. Mandiamo una canzone. Mandiamo la canzone, va bene, dai, la tengo per dopo. Dai. Ci ascoltiamo una bella canzone degli Oasis, ragazzi, un capolavoro. Bellissimo. Allora, quindi siamo il nostro ospite è l'avvocato Angelo Greco, che è qui al telefono con noi nel nostro fantasticissimo iPhone che ci permette una risoluzione sonora ottima, direi. Ecco. E appunto ci stava spiegando, ci stava raccontando delle chicche così durante il nostro break canzone, eccetera, eccetera, appunto di cose interessantissime. Non so se ce lo vuoi dire, Angelo, tu sei sposato. Sei sposato, tua moglie fa l'avvocato. Sì, sono sposato e come in tutte le famiglie, mia famiglia ha il 90% delle azioni sulla famiglia, però nell'ambito del sito c'ha il 50%, per fortuna ha ancora un altro 50%. E lei si sta occupando, vabbè scherzosamente, si sta occupando di una rivista sul diritto dei minori. In mm-hmm. altre parole, lei chiarisce in materia di separazione le problematiche relative all'affidamento dei minori, ed è proprio una rubrica che tratta l'affido condiviso dei minori. È una delle problematiche che più spesso vengono richieste, me ne rendo conto dal numero di visite che i singoli articoli hanno sul nostro portale. E lei si occupa appunto di questa tematica una volta a settimana e fa queste rubriche, poi vengono normalmente commentati dai lettori con degli esempi. Ma insomma, questa rubrica si trova sempre sul tuo sito, sul vostro sito? Sì, è sempre, okay. Allora, chi si collega col sito, tutti i giorni troverà almeno 4 o 5 articoli nuovi, e poi ovviamente ora per ora si trovano tutti ovviamente in home page, poi nella sezione archivio, nelle varie sezioni a seconda dei tipi di articoli, ecco, giusto per comprendere il nostro approccio, ecco, i nostri articoli, oltre agli editoriali, sono i lo sai che si chiamano, cioè ecco, proprio la funzione nostra è quella di dire la pillola, lo sai che, punto interrogativo, sì, puntini okay. sospensivi, cioè ecco perché li chiamiamo lo sai che. E ad esempio uno di quegli argomenti che sono stati recentemente trattati nell'ambito dell'affidamento condiviso, ad esempio il diritto dei nonni a poter vedere i figli nel caso di separazione dei coniugi, o come si possono atteggiare questi comportamenti tra nonni e i loro nipoti. Tutte queste cose che normalmente uno si può porre nella vita quotidiana, ma che non trovano in un codice la loro risposta. Certo. Bisognerebbe andare ad avere degli archivi di giurisprudenza e saperli consultare, archivi che peraltro sono pure molto costosi e che nessun cittadino ha, e noi invece li consultiamo quotidianamente e li spieghiamo. Ascolta, Angelo, adesso volevo un attimo spostarmi, focalizzarmi su altro, nel senso, a parte il tuo portale, tutto quello che fai, io vorrei sapere a livello umano cosa ti dà? Sì. No, guarda, io non so, cioè ti ripeto, a me piace, il contatto col pubblico mi piace parecchio, mm-hmm. mi piace, guarda, allora, ci sono dei vari gradi di sopportazione delle problematiche, cioè io penso che il medico io non l'avrei mai potuto fare, perché soltanto nel vedere una scena di dolore di un'altra persona non è l'immagine del sangue che mi spaventa della sala operatoria, ma è l'idea della sofferenza che la persona sta provando in quel momento che mi terrorizza, mi fa stare male, perché mi metto, empatizzo lo stato emotivo. E ti dico che anche nella mia professione talvolta empatizzo così tanto lo stato emotivo del mio cliente che insomma che ci penso durante la giornata, io faccio nuoto proprio per sfogare poi i problemi che sorgono sul lavoro. E tu mi chiedi dal punto di vista umano, beh guarda, io un po' come sono un po' un pirandelliano e non credo che la ragione abbia, una definizione certa, la corda della ragione non si dà mai un taglio netto da una delle due parti, e ormai mi sono abituato a considerare che la
versione del cliente è sempre una versione soggettiva, non esiste la versione oggettiva, ognuno ha la sua corda della ragione. Poi ovviamente ci sono delle problematiche che davvero ti colpiscono, ti lasciano un poco così con l'amaro in bocca, come ad esempio una delle truffe online che sono state perpetrate recentemente da una società che attualmente è sotto inchiesta della magistratura e dell'antitrust. Ne abbiamo parlato nel nostro portale e in questo momento mi stanno arrivando tantissime lettere dei soggetti truffati che addirittura per paura delle conseguenze legali sono portati a pagare, perché dicono: se io chiamo un avvocato mi costa tot, loro mi chiedono tot, io ho paura, chissà che cosa succede, mi pignorano la casa, insomma, per poche centinaia certo. di euro, insomma, e quindi e questo è sotto un profilo umano, è brutto. Perché questo? Perché ti rendi conto che il problema principale dell'uomo in questi casi è l'ignoranza, cioè non è la paura viene sempre dall'ignoranza. Allora esatto. tu combatti la paura soltanto con la scienza, tu la paura la combatti erudendo le persone. Se tu non sai quello che ti farà il medico con il medicinale, quali saranno le conseguenze, avrai una paura superiore rispetto a quella che è effettivamente necessaria, così come nelle cause. E ovviamente se tu fai una causa a un avvocato sarà l'ultimo che si spaventerà della causa, proprio perché sa quali sono le conseguenze, ha chiaro tutto quanto. Non so se mi spiego. No, sì sì, certo. Viene un pochino di Robin Hood, ecco. Certo, noi non vogliamo togliere il lavoro agli avvocati, perché poi magari qualche collega che mi sente può dire: ma credo sta togliendo il lavoro. No, ma sono sicuro, queste cose succedono sempre, poi si creano sempre questi discorsi, ma lui si sta cercando di togliere. No, beh, insomma, intanto per fare una causa, purtroppo, per fortuna, il cittadino ha sempre bisogno dell'avvocato, quindi comunque non si toglie il lavoro a nessuno. Noi stiamo dando quella necessaria conoscenza al cittadino, perché arrivi già dall'avvocato con le idee chiare, che non si spaventi, che sappia bene quali sono i suoi diritti e che anche nella vita quotidiana, se c'è il vicino di casa che fa rumore, lui sa fino a dove può alzare la voce, sa quali sono i suoi diritti e quali sono i suoi doveri, e poi si regola di conseguenza, decide se andare dall'avvocato o no. Ma non deve esistere più il cittadino che paga una società che lo sta truffando solo per paura. No, quello no, quello non è accettabile. E allora non è neanche accettabile che degli avvocati giochino al pari di chi sta truffando il cittadino su questa paura del cittadino. Al cittadino va reso edotto, questo dico, non so se mi perfetto. Sì, Angelo. Ti spieghi benissimo, veramente. 21:54, lanciamo l'ultima canzone e poi ci sentiamo per i saluti. Dai Caco. Dai, facciamo okay. così. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non puoi te ne pentirai. In quattro per te, avanti, non perder tempo, firma qua, è un normale contratto, è una formalità, tutti i geni, tutti i diritti, e noi faremo di te un divo da e pare. We'll be right back.
per te. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Di noi, di noi fida. Di noi, di noi fida. Di noi. Radio De Navigli Web Radio. Ci siamo ragazzi, siamo qui. Sì, andiamo. Siamo allora, qui per i saluti. Avanti tutta, 21:57. Siamo alle sgocciole, già è volata via quest'ora. Abbiamo parlato di una cosa molto bella stasera, ragazzi. Abbiamo parlato di un avvocato che sta dalla parte del cittadino. Esatto. Non che fa finta di stare dalla parte del cittadino, ma che ci sta davvero. Quindi una persona che sta, che traduce veramente in italiano, comprensibile a tutti, grandi e meno grandi, laureati e non laureati, insomma, un po' di linguaggio giuridico. Ecco, perché anche io sono laureata in lettere, non ci capisco niente, quindi anche ho bisogno di delucidazioni. Dunque, ricordiamo che ricordiamo di aggiungere alla vostra elenco dei preferiti assolutamente il sito internet dell'avvocato Angelo Greco, quindi, che è stato con noi ospite stasera, che è www.avangelogreco.it, esatto, più facilmente www.lalegge per tutti.it. Perfetto. Facile. Poi c'è anche la pagina Facebook, sempre chiamata, esatto, La legge per tutti. Mettete i like e comunque io l'avevo già messo e vengono postate diverse cose, delle pillole che insomma magari riescono a far chiarezza anche un po' quando si parla anche in TV. No, è stata fatta questa legge qui e noi, che è? Cos'è? Stavolta un altro raggiro? Insomma, Angelo è un po' il Robin Hood della legge, diciamo che sta dalla parte nostra, riceve tantissime lettere, è una persona super attiva, al 5 di mattina già lì che smanetta, che guarda, mette, posta, eccetera, eccetera. Quindi Angelo, onore alle persone come te, veramente, col cuore, onore a chi sta dalla parte nostra e chi non ci fa... E chi non è dietro, che sta tentando un agguato, dato che è una società in cui bisogna sempre guardarsi alle spalle, mettersi un giubbotto antiproiettile bello forte. Onore alle persone come Angelo, veramente, col cuore. E grazie per essere stato ospite qua con noi stasera. Esatto. Grazie a voi, grazie davvero a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi sarò grato se vorrete supportarci, perché all'inizio c'è sempre bisogno di tanta motivazione. E quindi se ci vorrete seguire su Facebook La Legge per Tutti oppure sul nostro indirizzo web, abbiamo bisogno anche di voi, perché ci facciate sentire che avete bisogno di noi. Ok, perfetto. Quindi mi raccomando, ai like sulla pagina Facebook dell'Avvocato Angelo, quindi La Legge per Tutti. Andate a vedere il suo sito, insomma, documentatevi, è interessante ragazzi, diamogli una mano perché... ci serve anche a noi. Quindi salutiamo Ilaria, salutiamo Sara, salutiamo Caco dall'altra parte del vetro che ci fa regia come sempre, Ale il suo contributo col telefono e il suo contributo importantissimo col telefono, e salutiamo ancora una volta il nostro ospite, lo ringraziamo infinitamente. E niente, noi ragazzi, io spero che voi siete stati bene stasera e che insomma abbiate un pochino imparato qualcosina in più, sempre con il nostro programma puntuale il martedì prossimo, Il Mondo a 360 gradi, puntata ricca anche lì. Si parla di area C, tremate. Quindi adesso chiudiamo 22:01, se no ci sparano. Saluto a tutti, buonanotte e a martedì prossimo. Ciao.